Benvenuti in questo video, ma soprattutto benvenuti nel forum di Impacto. Oggi rispondo a tre delle vostre domande. Domanda numero 1. Ciao a tutti, vendo parafarmaci su Amazon, mi è capitato un reclamo su un prodotto non arrivato in tempo, cliente assente anche al secondo passaggio e Amazon ha stornato l'importo ma la cliente alla fine ha ricevuto lo stesso la merce. Chi mi ridà i soldi indietro? Premetto che il supporto non mi sta aiutando. Bisogna dire che innanzitutto questa problematica è una problematica frequentissima. La soluzione è molto semplice, più semplice di quello che possiamo credere. In realtà basta chiedere il POD al corriere. Il POD non è altro che la prova di consegna. Una volta ricevuto il POD dal corriere, occorre inserire la prova di consegna e nella messaggistica di Amazon, cioè inviarla al cliente. Dopodiché, dopo questa prima fase, seconda fase, bisogna contestare la Zclaim. Come? Scrivendo in modo chiaro e preciso ad Amazon che in realtà il pacco è stato consegnato e che il cliente è stato effettivamente avvisato di questo. Nel 100% dei casi, neanche il 99%, 100% la Zclaim verrà vinto e quindi i soldi ti saranno rimborsati. Domanda numero 2. Buongiorno a tutti, premetto che vendo i miei articoli di accessori auto in Italia, Spagna e Germania e che sono in regola con tutte le leggi in vigore in questo momento. Ora vorrei iniziare a vendere anche in Francia ma non conosco le normative fiscali di detto paese. Spesso ho visto un messaggio di Amazon che evidenzia che in Francia non è come vendere negli altri stati e per questo motivo chiedo di investire qualche minuto del vostro tempo per spiegare meglio quanto ho scritto sopra. In realtà per vendere in Francia bisogna essere, diciamo, a regola, così come la Germania e la Spagna, le leggi sono uguali per tutti i paesi europei, ossia per vendere in Francia è sufficiente, ma anche in Germania, Spagna e altri paesi, è sufficiente attivare l'OS, è una procedura molto semplice che effettua il commercialista. Dovrai attivare le rappresentanze fiscali invece se hai intenzione non solo di vendere all'estero ma anche di stoccare la merce, in questo caso in Francia. Che significa? Che se la tua azienda ha sede legale, facciamo un esempio, in Italia, tu potrai vendere all'estero semplicemente attivando l'OS se non hai intenzione di stoccare la merce negli altri paesi, ma utilizzando la logistica italiana. Se invece vuoi stoccare la merce anche in Germania, in questo caso in Francia, in Spagna e così via, dovrai attivare le rappresentanze fiscali. Un altro aspetto importante per la vendita in Francia è che da giugno di quest'anno occorre la registrazione all'EPR. È entrata in vigore la normativa EPR, che sostanzialmente è una normativa che riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Magari in futuro faremo un video più dettagliato in cui spiegherò quali sono i documenti che servono per registrarsi all'EPR e spiegheremo più nel dettaglio in che cosa consiste. Domanda numero 3. Buongiorno, mi compare questo messaggio sul marketplace tedesco. I tuoi servizi logistica di Amazon in Germania sono stati sospesi. Carica il tuo numero di partita IVA tedesco per poter utilizzare i servizi di logistica su Amazon. Punto de. Io sono iscritta all'OS pur non superando la soglia di 10.000 euro di fatturato. Non capisco perché chiedono partita IVA tedesca. È capitato anche a voi? Il punto qual è? Le casistiche possono essere tre. Punto numero 1. Se Amazon richiede le rappresentanze fiscali è perché probabilmente stocchi la merce in Germania. È un po' quello che ho spiegato prima. L'OS non è sufficiente se la nostra azienda ha sede in Italia, ma stocchiamo, oltre a vendere, stocchiamo anche in altri paesi. Quindi Amazon, se ti richiede il numero di partita IVA tedesca, è perché probabilmente stocchi la merce in Germania. Ipotesi numero 2, non stocchi la merce in Germania, quindi non ti avvali la logistica tedesca ma solo di quella italiana, ma potrebbe essere capitato che si sia attivato lo stoccaggio
anche in altri paesi. E quindi, anche se non spedisci e non utilizzi la logistica tedesca, se vendi in FBA, i resi che rientrano verranno inviati alla logistica tedesca, ovviamente. Quindi, che cosa bisogna fare per verificare se lo stoccaggio è abilitato solo in Italia o meno? Vai in impostazione, logistica di Amazon, e dopodiché verifica che vi sia la spunta solo sul paese in cui ha sede la tua azienda, in questo caso l'Italia. Se ci sono spunte anche sugli altri paesi, vuol dire che lo stoccaggio è abilitato, basta togliere la spunta e non avrai più problemi. Se invece lo stoccaggio risulta abilitato solo in Italia, così come deve essere, allora significa semplicemente, terza ipotesi, che c'è un bug all'interno di Amazon e che nel breve tempo verrà risolto. Per questo video è tutto, spero di esservi stata utile. Se avete delle domande da farmi, scrivetelo nei commenti, in direct, dove preferite, vi risponderò nel prossimo video con lo stesso format attraverso il video forum di Impacto. Ciao e a presto!